Amiche ed amici, ciao a tutti e ben ritrovati su Momis, io sono Simona ed oggi finalmente vi mostro anche qui sul canale il tutorial che riguarda lo scialle Baktus che sto indossando proprio adesso. È un progetto facilissimo davvero e anche molto molto veloce, infatti potrebbe essere un'ottima idea regalo, ma non solo. Ho utilizzato ben 4 gomitoli di Kid Seta, questo nella variante blu e un'altra variante, quella bianca. L'ho lavorato a due capi con l'uncinetto 4,5. Si tratta di un 65% kid mohair e un 35% seta. Ogni gomitolo è composto da 25 grammi e più o meno vi sono 190 metri di filato stesso. Il progetto è super semplice, molto basic, ma allo stesso tempo è molto lussuoso, ecco. E direi che ha anche quel tocco elegante per via del filato utilizzato. Questo filato si trova su gomitoli.com e attualmente vi sono ben 6 varianti di colore disponibili. Una volta che questo prodotto termina, non verrà più rimesso in vendita, per cui in alternativa posso suggerirvi altri 2 filati da utilizzare in sostituzione a questo. Potete utilizzare il Mohair Light, ogni gomitolo è composto da 50 grammi di filato, vi sono ben 7 colorazioni disponibili e si tratta di un 45% mohair, un 30% lana, un 15% poliamide e un 10% acrilico. Più o meno vi sono 380 metri di filato stesso e anche in questo caso, come il Kid Seta, si può lavorare con l'uncinetto Ferri 3 o 4. Se vi va potete lavorarlo sia ad un capo che a due capi. Oppure potreste utilizzare il Kid Mohair, proprio questo qui. Io ce l'ho sia in questa tonalità che in altre tonalità e proprio con questo gomitolo ho realizzato il basco che vi ho mostrato anche l'anno scorso. L'ho realizzato esattamente l'anno scorso, è davvero una nuvola e penso che questo inverno li utilizzerò assieme. Si tratta questa volta di un 80% kid mohair e un 20% poliamide riciclata certificata. Ogni gomitolo è composto da 50 grammi e più o meno vi sono 400 metri di filato. Questa volta uncinetti consigliati 4 o 5. Vi sono ben 7 tonalità di kid mohair sfumato, quindi anche qui c'è un'ampia scelta. Poi lo sfumato è bellissimo, questa è la sfumatura che ne esce fuori una volta che andiamo a lavorare il progetto. Pensate a queste sfumature su uno scialle. Infatti questo è uno dei prodotti che vi straconsiglio anche perché l'ho utilizzato, quindi se dovesse andare sold out il Kid Seta o il Light Mohair, sicuramente indubbiamente vi consiglio di utilizzare il Kid Mohair, che tra l'altro viene rivenduto in pacchi da 10, se non erro, su borgodepazzi.com, ma da qualche settimana è disponibile in gomitoli singoli su gomitoli.com. Vi lascio i link di tutti e 3 i materiali sotto a questo video nel box informazioni. Non avrei altro da aggiungere, vi riporto direttamente al tutorial di oggi. Mi raccomando, iscriviti al canale per non perderti il prossimo super progetto borsa e seguimi anche sui miei social. A questo punto, sigla! Bene, inizio il mio lavoro con il Kid Silk in 2 tonalità, lo lavoro in 2, uncinetto 4,5. Intanto faccio un anello magico, vado a prendere i 2 fili e blocco con una catenella. Ne aggiungo altre 2 per un totale di 3. Poi faccio una catenella di separazione, riprendo il filo e sempre all'interno dell'anello magico faccio un punto alto. Chiudo le prime 2 e le altre 2. Catenella di separazione e di nuovo un punto alto all'interno del cerchio magico. Bene, una volta fatto questo possiamo andare a chiudere il nostro anellino e da qui in poi andremo a lavorare sempre gli stessi punti. Nel senso che inizieremo sempre con 3 catenelle, giriamo il nostro lavoro, nella prima catenella di separazione andiamo a fare un punto alto. Poi facciamo 2 catenelle di separazione, un punto alto nel successivo spazio. Però, visto che il nostro scialle deve crescere, a fine di ciascuna riga andremo a fare sempre l'aumento. Questo significa che faremo sempre un punto alto, una catenella e un punto alto sempre nello stesso spazio. Rivediamolo.
1, 2, 3. Giriamo il nostro lavoro. Primissimo spazio, un punto alto. 2 catenelle di separazione, riprendiamo il filo e nel prossimo spazio facciamo un punto alto. E di nuovo 2 catenelle di separazione, un punto alto nell'ultimo spazio. Anche alla fine di questa riga andremo a lavorare una catenella e un punto alto nello stesso spazio. Ricominciamo, 3 catenelle, giriamo il nostro lavoro, un punto alto nel primo spazio, 2 catenelle di separazione, riprendiamo il filo e facciamo un punto alto nelle 2 catenelle di separazione al di sotto e di nuovo 1, 2, un altro punto alto nello spazio successivo. Come notate, il lavoro sta crescendo. 2 catenelle, ultimo spazio, ultimo punto alto e poi facciamo l'aumento costituito da una catenella e un punto alto sempre nello stesso spazio. Ecco come il triangolino inizia a diventare sempre più grande. Basta continuare sempre allo stesso modo. Lavorazione super veloce e semplicissima. Catenella, quindi un punto alto. 1, 2, punto alto sulle catenelle di separazione e di nuovo 1, 2, punto alto, 1, 2, punto alto, 1, 2, punto alto sull'ultimo spazio, anche qui andiamo a fare l'aumento, quindi catenella, è un punto alto per chiudere la riga. Quindi in totale ho fatto 5 righe. Rivediamo un'altra volta il lavoro e poi possiamo continuare finché non raggiungiamo le dimensioni desiderate. Quindi punto alto, 1, 2, punto alto, 1, 2, punto alto, 1, 2, punto alto, 1, 2, punto alto sul penultimo spazio, 1, 2, un punto alto nell'ultimo e nell'ultimo facciamo l'aumento che consiste in una catenella e in un punto alto e poi praticamente ripartiamo. Pian piano questo triangolo diventerà sempre più grande. Ok, sto per terminare la 68esima riga e adesso vi do tutte le misure. 2 catenelle, l'ultimo punto alto e l'aumento lo facciamo sempre. Faccio una catenella, 2 e anche 3 di sicurezza così non si disfa il lavoro e vi faccio vedere. Ok, dunque se vi ricordate eravamo partiti dall'anello magico e da lì si è sviluppato tutto il lavoro eseguendo sempre, ripetendo più che altro, sempre la stessa riga, sempre lo stesso procedimento. E questo qui poi sarà il risultato. Vedete un cambio colore perché durante questa riga ho terminato la variante in blu ed in bianco che ho lavorato in doppio. Poi ho proseguito il mio lavoro sempre a due capi con la variante in blu. Dunque questo scialle, bactus, sciarpetta, insomma possiamo utilizzare questo progetto come più ci piace. Misura esattamente in larghezza, quindi da una punta all'altra punta, 122 centimetri per un'altezza se non erro da 94. È chiaro che in base ai propri gusti, in base all'utilizzo che dobbiamo farne, possiamo farlo anche molto più grande. E come? Andando avanti sempre ripetendo le stesse righe. Quindi potrete arrivare ad una larghezza da 150 o addirittura 2 metri affinché lo scialle abbracci perfettamente le vostre spalle, no? Oppure fermarvi a queste dimensioni e sfruttarlo, perché no, anche come una sciarpetta. Ancora il mio progetto non è finito perché voglio definirlo ancora per bene. Questo significa che acquisirò qualche centimetro in più su tutti e 3 i lati. Andrò a fare una bordura semplicissima, appunto ventaglietti. Quindi come procedo?
Esattamente da questo punto, vi ricordate, avevo fatto le tre catenelle per non disfare il lavoro, quindi disfo e intanto vado a crearmi il primo angolo, ma lo creo a metà. Non appena termino tutti e tre i lati, vado a chiudere l'angolo. Allora faccio 3 catenelle, facciamo così, 1, 2, 3. Prendo il filo e nello spazio di una catenella andiamo a fare 1 e 2 punti alti. Ne farei anche un terzo. Ok. È come se fossero 4 punti alti. Poi cosa facciamo? Abbiamo degli spazi che non sono altro che punti alti, no? Intanto il primo quadratino lo saltiamo e andiamo direttamente nel successivo e andiamo a fare un semplicissimo punto basso. Poi riprendiamo il filo, saltiamo il quadratino successivo e andiamo nel secondo. Andiamo a fare 4 punti alti sempre nello stesso spazio. 1, 2, 3, 4. 2 catenelle e di nuovo 4 punti alti sempre nello stesso spazio. 1, 2, 3 e 4. Salto lo spazio successivo e vado nel secondo. Faccio un punto basso, riprendo il filo, salto lo spazio successivo e vado nel secondo. E ripeto. 4 punti alti, 2, 3, 4, 2 catenelle e 4 punti alti, 1, 2, 3 e 4. Salto uno spazio, vado nel successivo, un punto basso, ne salto uno, vado nel successivo e ripeto 4 punti alti, 2, 3 e 4, 2 catenelle di separazione e 4 punti alti. Ora sì, metto molte maglie in questi spazi, ma è chiaro. Perché saltiamo sempre uno spazio, poi andiamo a fare un punto basso e poi saltiamo il successivo e andiamo a rilavorare nel secondo. Quindi è normale che dobbiamo avere un bel po' di maglie, altrimenti il nostro lavoro si arriccia. Questo sarà il risultato che dobbiamo ottenere. Vedete come il lavoro non si arriccia per nulla, è perfettamente disteso. Questo significa che il numero di maglie che ho messo in ciascuno spazio, quindi in totale sono 4 e 4, sono 10 punti in uno spazio, vanno più che bene. Quindi continuerò così lungo tutto il primo lato. Ci vediamo direttamente alla fine, così vediamo un po' come andare a realizzare l'aumento per riportarci sul lato opposto. Bene, guardate che splendore, ho terminato tutto il lato, ho fatto tutti questi ventaglietti, non so quanti siano, ma comunque non ha importanza anche perché se lo realizzate più grande avrete più ventaglietti, anche se comunque potrete continuare in tondo con il lavoro piuttosto che in righe e quindi andare a realizzare per ogni giro tanti ventaglietti ed ingrandire insomma il vostro scialle. Dunque, fatto l'ultimo ventaglietto, mi ritrovo a questo punto, salto uno spazio, vado nel successivo e faccio il punto basso e adesso salto qui, prendo il filo. Mi inserisco esattamente al centro, ok, e vado a fare di nuovo 1, 2, 3, 4, 5 punti alti questa volta, 1, 2, 3 catenelle e 5 punti alti di nuovo, sempre nello stesso. 2, 3, 4 e 5. Perfetto, guardate come mi sono riportata
tranquillamente sull'altro lato. Questo sarà l'angolo del nostro scialle, molto molto carino. Risalto uno spazio, vado nel successivo e ricomincio un punto basso, ne salto uno e vado nel successivo e qui vado a fare 4 punti alti, 2, 3, 4, 2 catenelle. E di nuovo 4 punti alti. 1, 2, 3 e 4. Salto uno spazio, vado nel successivo e faccio un punto basso e continuo anche per questo secondo lato. Ovviamente anche dall'altra parte abbiamo l'angolo. Ci rivediamo qui e vediamo come proseguire per l'ultimo lato. Bene, ho terminato anche il secondo lato e vi ricordate l'aumento che abbiamo fatto poco prima? 5 punti, 3 catenelle e 5 punti. Faremo la stessa cosa anche sul terzo ed ultimo angolo. Proprio come prima mi è rimasto l'ultimo quadratino e vado a fare il ventaglio proprio qui, durante l'ultima riga. Quindi faccio 5 punti alti, 1, 2, 3, 4, 5, 3 catenelle e di nuovo 5 punti alti, 1, 2, 3, 4 e 5, perfetto. Dopodiché, durante l'ultimo lato faremo delle catenelle di separazione perché chiaramente ci troviamo dei punti alti e delle catenelle, al contrario di prima che avevamo soltanto punti alti, no? Quindi dobbiamo realizzare qualche punto in più affinché il nostro lavoro non stringa, ma rimanga sempre ben disteso. Quindi, dopo aver fatto i 5 punti alti, facciamo 1, 2 catenelle, saltiamo uno spazio e andiamo nel successivo punto basso e poi di nuovo 1, 2 catenelle, saltiamo uno spazio e andiamo nel successivo. Andiamo a fare sempre 4 punti alti, 2, 3, 4, 2 catenelle. E 4 punti alti, 1, 2, 3 e 4. Rivediamolo un'altra volta. Quindi, fatto il ventaglietto, faremo questa volta 2 catenelle, saltiamo uno spazio e andiamo sempre nel successivo. E di nuovo 2 catenelle, saltiamo uno spazio e andiamo sempre nel successivo. Diciamo che lo schema non cambia molto, aggiungiamo soltanto 2 catenelle in più. 4, 1, 2 e di nuovo 1, 2, 3 e 4. 2 catenelle e vado a bloccarmi nel secondo spazio. Ok, ecco qui, questa sarà la differenza. Quindi continuo, continuo, continuo. Ci vediamo alla fine per vedere come completare il primissimo giro, appunto ventagli. Bene, sono al termine del giro. Ovviamente ho già fatto l'ultimo ventaglio, 2 catenelle, punto basso, 2 catenelle. Saltiamo uno spazio e andiamo nel successivo. Il successivo coincide con le 3 catenelle fatte più i 3 punti alti, vi ricordate, no? Però ogni angolo è stato realizzato con 5 punti alti, 3 catenelle e 5 punti alti. Quindi andiamo a chiudere il modulo. Per cui prendo il filo e intanto nell'ultimo spazio faccio 5 punti alti. 1, 2, 3, 4, 5, ok, 1, 2, 3 catenelle,
E vado a fare l'ultimo punto prima di chiudere, così ho 5 punti anche dall'altra parte. E vado a chiudere nella terza catenella con punto bassissimo. Qui siamo liberi o di terminare il nostro lavoro, perché comunque la bordura l'abbiamo realizzata. Ora giustamente io non riesco a farvi vedere perché il pannello è un po' grande, però guardate qui che effetto, è bellissimo. Qua abbiamo la punta e poi qui tutti gli altri ventaglietti, molto molto d'effetto. Oppure possiamo andare con i giri, realizzando sempre ventagli, ricordandoci che ad ogni angolo dobbiamo andare a fare degli aumenti, proprio come abbiamo fatto qui. Andremo a ripetere sempre 5, 3, 5 all'interno della catenella. Per esempio, potremmo fare direttamente così. Andiamo nello spazio e facciamo un punto alto. Quindi 1, 2. 3, 4 e 5. Al termine del giro, poi andiamo a fare gli altri 5 punti, le 3 catenelle, ci chiudiamo nel primo punto alto. Per continuare, basterà fare questa volta 2 catenelle, un ventaglio sul punto basso e facciamo 1, 2. 3, 4, sempre 2 catenelle e altri 4 punti alti nello stesso punto basso. 2, 3, 4. Poi facciamo sempre 2 catenelle, un punto basso sulle 2 catenelle di separazione del ventaglio sottostante e di nuovo 1, 2 catenelle. Anche qui riprendiamo con le catenelle, poi ventaglio di 4 punti alti, 2, 3, 4 sul punto basso chiaramente, 1, 2 catenelle, di nuovo 4 punti alti, 1, 2, 3 e 4. E di nuovo 2 catenelle di separazione e il punto basso lo andiamo a realizzare sulle 2 catenelle di separazione del ventaglio sottostante. E di nuovo 1, 2 catenelle e così via per tutto il giro. Quando ci ritroviamo nel primo angolo, qui faremo il ventaglio 2 catenelle nel primo angolo, nonché nella punta del nostro scialle, andremo a realizzare 5 3 catenelle, 5 punti e si riparte sul secondo lato e poi sul terzo lato ripeteremo sempre lo stesso modulo costituito da 2 catenelle, punto basso, 2 catenelle, ventaglio. E possiamo andare avanti in questo modo per questo secondo giro, ma anche per un terzo, per un quarto e così via, in base alle dimensioni che volete raggiungere e che comunque sono adatte alla vostra fisicità. Tra l'altro si sta ondulando un po', e il che non mi dispiace, si ondula perché ho aggiunto le catenelle di separazione sul primo lato. Se durante il terzo e il quarto giro sfarfalla un po' troppo, allora eliminate le 2 catenelle. Potreste pure eliminarle, però a me piace questo effetto così, mi piace molto, immaginatelo su tutti e 3 i lati. Ok, bene, amiche ed amici, ho terminato il progetto. Ho chiuso con un punto bassissimo nel primo punto alto. Ovviamente ho fatto i 5 punti, le 3 catenelle e i 5 punti iniziali che avevamo fatto insieme. Andrò a nascondere il filo in eccesso qui tra i punti, ma possiamo anche benissimo tagliarlo perché sicuramente non si disfarà. Anzi, lo chiudo adesso con voi, faccio direttamente in questo modo. Bene, ho chiuso il mio lavoro, tacco l'eccesso e come vi dicevo prima, durante il secondo giro dei ventagli, ovviamente dopo aver fatto l'ultimo, ho fatto le 2 catenelle, anziché fare il punto basso proprio alla punta del mio progetto, ho fatto direttamente 5 punti, 3 catenelle, 5 punti. Stessa cosa anche sull'altro angolo e sull'ultimo che abbiamo chiuso insieme. Adesso, con questi due giri di ventaglietti, il mio progetto misurerà 135 cm in larghezza e ha
un'altezza invece da 98 centimetri. Allora, l'ho indossato, per me, per la misura, per la mia taglia va bene come scialle, però io sicuramente lo sfrutterò come bactus, come sciarpetta, insomma. È davvero una coccola per il collo. Insomma, mi piace molto, poi è così, non so, vaporoso, sembra una nuvola, è leggerissimo. Ho utilizzato alla fine 100 grammi di Kid Seta e questo è ciò che mi rimane di tutto il lavoro fatto, quindi davvero pochissimo, non sarei riuscita a fare un ulteriore giro. Questo vi fa comprendere benissimo che se decidete di realizzare lo stesso progetto molto più grande, considerate altri 2 o 4 addirittura gomitoli in più, dipende la taglia, ecco. Anche perché i ventaglietti mangiano molto filato, perché abbiamo caricato un bel po' di maglie per ciascun punto. Amiche ed amici, rieccoci qui, siamo giunti al termine di questo video tutorial. Fatemi sapere cosa ne pensate, se lo trovate anche voi abbastanza facile e veloce. Trovate tutti i materiali per realizzarlo su gomitoli.com, vi lascio il link di ciascun materiale sotto a questo video nel box informazioni. Vi ringrazio anche oggi per avermi ascoltato e per essere stati in mia compagnia. Vi do l'appuntamento alla prossima settimana con una super borsa bellissima, quindi mi raccomando, iscriviti al canale, attiva la campanellina e seguimi anche sui miei social. A questo punto, alla prossima, un bacino a tutti!